Ben ritrovati, sono il dottor Santoc e questo è il mio Magic Club. Avete mai sentito dire che volere è potere? Beh, quanto di questo è vero e quanta sulla leggenda? Vediamolo con un piccolo esperimento. Ti chiedo una moneta per dimostrarti questa cosa in maniera inequivocabile. Grazie. Ecco, questa sarà la testa, mentre questa sarà la croce. Quale risultato vorresti ottenere? Testa o croce? Croce. Croce. Ed in effetti è proprio croce, ma sei sicura che questo risultato sia dovuto alla pura e semplice volontà? Oppure il caso ha un peso determinante nella nostra vita? Sì, perché che ci piaccia o no, il caso funziona un po' come una moneta, che ogni evento, ogni situazione, ogni scelta, presa o non presa, la fa girare una volta in più e il risultato è determinante nella nostra vita. Ti scorrerò le carte così, a poco, quando vuoi, con il dito, indicamene una e quella sarà la tua scelta, quella che vuoi. Questa carta qui? Sì? Guardala, te la metto in evidenza, e ricordala, perché poi sarai tu a doverla ritrovare. A doverla ritrovare, ovviamente, affidandoti alla fortuna. Infatti, voglio stendere le carte qui sul tavolo, solo con due dita. Prendi la moneta in questo modo. Ecco a te. Scorrila sopra le carte, piano piano, e quando vuoi lasciala cadere. Lì. Questa è la tua scelta, eh? Vediamo, hai selezionato per ora due carte. Una e due. Di nuovo, prendi la moneta e scegli una o l'altra. Hai scelto questa, quindi hai escluso questa carta. E ovviamente, se tutto è andato bene, se la fortuna ti ha sorriso, la tua carta potrebbe essere sotto la moneta. Per la prima volta, qual era la tua carta? Il 4 di cuori. Beh, ti ho detto anche fortuna, perché in effetti un altro dei nomi del caso è fortuna o sorte. E noi speriamo sempre che ci sorrida. Ma purtroppo accade poco spesso. Che cosa sarebbe successo se invece del 4 di cuori avessi preso proprio il re di cuori? Oppure se avessi messo la moneta in un'altra posizione? Se solo la moneta del destino avesse fatto un mezzo giro in più a quest'ora, la tua carta sarebbe proprio sotto la moneta. Si vede? Ma ovviamente qui siamo nel regno della fantasia. La tua carta ovviamente non è capitata sotto la moneta. Per farlo servirebbe forse giusto una magia e la tua carta capiterebbe proprio sotto la moneta. È incredibile, ma il problema è che spesso la magia rimane confinata nella fantasia e l'altro problema è che io non sono un mago, sono solo un ricercatore. Quindi rifacciamolo, se per favore prendi un'altra carta, prendine una, quella che vuoi. Perfetto, guardala, ricordala e reinseriscila nel mazzo, dove vuoi. Perfetto. Perché adesso avrai l'opportunità di riprovare, ma questa volta non affidarti al destino, alla sorte, perché in realtà il caso è equo. Non esiste fortuna o sfortuna, ma solo come noi reagiamo agli eventi. Quindi prendi la moneta, per cortesia, e vedi ogni singola carta come un'opportunità. E quando te la senti, qua ci sono due carte. Due carte, quale preferisci in realtà? Questa o questa? Questa. Quindi, così. Hai scelto la tua carta, hai fatto la tua scelta e proprio come prima hai scelto una carta qualsiasi in un mazzo mescolato che poi è stata dispersa mescolandolo e tra tutte le carte stese a nastro hai lasciato cadere la moneta su una carta. Ma questa volta non ti sei affidata alla fortuna, ma alla possibilità, all'opportunità. E la carta che hai trascinato avanti è proprio questa. Una carta in più, una carta in meno, il risultato sarebbe stato tutto diverso. Ma se ogni situazione è un'opportunità, la moneta del destino capiterà sempre dalla parte giusta. Ma questa è solo fantasia. Se davvero fosse realtà, allora questa carta coinciderebbe.